Oggi siamo in questo luogo d'eccellenza. Intanto vi ringrazio per la vostra presenza di domenica mattina, non è scontato né semplice. Purtroppo abbiamo dovuto attenerci alle date, le esigue date che ci ha concesso l'autore, che insomma ha fatto un'incursione pugliese breve ma intensa, quindi intanto nuovamente grazie. Abbiamo scelto, io non faccio delle presentazioni ufficiali perché i presenti conoscono la libreria Farmacia Letteraria Corte Grande, ci conoscono, quindi mi sembra sarebbe diciamo ridondante sottolinearlo nuovamente. Abbiamo scelto di essere ospitati dall'auditorium del Museo Castromediano per avere una specie di filo rosso immaginario sia nella tappa pugliese di Dopo la democrazia, del libro di cui parleremo tra poco, per l'argomento trattato. Infatti abbiamo chiesto e ottenuto insomma con grande piacere il patrocinio della provincia di Lecce, e ci tenevamo, dato insomma l'argomento trattato, che ci fosse una connotazione politica alla quale siamo molto cari, insomma molto legati e insomma riteniamo di valore. E infatti saluto e ringrazio il vicepresidente della provincia di Lecce, Antonio Leo, che ci onora oggi della sua presenza, e vi presento i relatori. Intanto l'autore, Jacopo Tondelli, e il libro si intitola Dopo la democrazia, edito da Zolfo Editore. Non entro nel merito perché ci sono due relatori che sapranno insomma illustrarlo e argomentare a dovere. Ho scelto insieme a Chiara Perrucci, che saluto e che ringrazio, si occupa insomma diciamo della detta stampa, nonché giornalista degli Stati Generali, che è la testata cofondata e diretta da Jacopo Tondelli, con la quale abbiamo collaborato, e insomma che ringrazio nuovamente per averci contattati per questa presentazione. E dicevo, abbiamo scelto due relatori non a caso. Uno è Massimo Milillo, che è un giornalista già fondatore del quotidiano di Lecce, ma non solo, sarebbe riduttivo. Oltre che giornalista, è protagonista attivo della politica non solo leccese, ma direi anche di profilo nazionale degli ultimi decenni. E poi Fabio Tarantino, in qualità non solo di sindaco di Martano, ma anche di editore, come insomma professione diciamo antecedente a quella dell'attività politica, oltre che insomma mio mia spalla all'interno dell'avventura che riguarda la libreria. Due lavori sulla cresta dell'onda. Sulla cresta dell'onda. Sì, come scegliere bene. Detto ciò, io lascio immediatamente la parola ad Antonio Leo per i saluti e poi successivamente a Massimo per insomma entrare nel merito del libro. E buon ascolto. Domenica mattina a parlare un po' di un libro importante che sicuramente ci saprà far riflettere, e di questo sicuramente ringrazio l'autore, ma che ovviamente ha voluto questo incontro e che sicuramente, ripeto, come ho detto, prenderà dei momenti fondamentali della nostra democrazia, dei momenti che magari non so se dire interruzione della democrazia o di comunque continuazione, questo ce lo dirà lui magari, poi magari dopo apriremo un piccolo dibattito. Comunque io sono qui per portare il saluto della provincia e sono contento, come riassunto, che avete scelto questa sala, che ovviamente è bellissima secondo me, che è molto ospitale, e quindi poi ovviamente quando poi
nuovo a essere quell'ente, sono un po' più dove anche la signora, ultimamente abbiamo usato anche per una, diciamo anche una rappresentazione teatrale, quindi stiamo continuando, continueremo sempre ad affermare che la cultura va al di là degli enti e va al di là di qualsiasi altra situazione che possa fermare in teoria la crescita della cultura e della democrazia. Quindi noi continueremo, sono convinto che la riforma delle province, che tra poco auspichiamo tutti, riporterà in auge quello che è l'ente provincia, perché noi, posso dire, nonostante non abbiamo questa funzione della cultura, perché qualcuno la legge del Rio ce l'ha scippata tra virgolette, noi siamo i primi interlocutori per le persone, quindi questo continueremo a farlo, io e Fabio in particolare, il presidente ovviamente Stefano Minerva, che è presente ovunque, lo faremo, continueremo a farlo. Intanto ascoltiamoci questa bella presentazione del libro, Fabio, e grazie dell'invito. Grazie. Dicendo che questo volume ha due pregi, uno affettivo, perché è dedicato a un grande giornalista che si chiamava Michele Fusco, che è più o meno della mia generazione, era più giovane di due anni di me, e dunque le generazioni più o meno si chiamavano. È stato un grandissimo giornalista, io lo conobbi sul finire degli anni 70, verso la fine del glorioso giorno di Enrico Mattei, Rozzoni, Fortunelli, Natalia Aspesi, Giorgio Bocca, io più ampio. E fu un giornale che modificò l'informazione nel nostro paese, utilizzando innanzitutto il commento fotografico, non a corredo dell'articolo, ma consustanziale all'articolo. Erano delle foto enormi, bellissime. Fusco, oltre ad aver attraversato il giornalismo politico e sportivo, è stato il fondatore dell'Inchiesta, primo direttore di giornali Free Press, tipo Metro. Insomma, è stato un giornalista, come si chiamavano una volta, di razza, giornalisti di razza. E dunque questo pregio affettivo mi ritrova consapevolmente vicino a questo grande giornalista. L'altro pregio è quello che gli autori sono riusciti a mettere in fila frammenti di un film che dura da 10 anni, vale a dire che hanno riavvolto la pellicola degli ultimi 10 anni della politica. Ora, per la generazione mia, abituata ai ventenni, dicevo proprio all'autore, al ventennio fascista perché ce l'hanno raccontato, al ventennio democristiano perché abbiamo vissuto gli ultimi anni, poi abbiamo vissuto da testimoni il ventennio craxiano, poi il ventennio berlusconiano che ha modificato antropologicamente lista il nome di tutto quello che è successo dopo, e improvvisamente ci troviamo dinanzi al decennio, cosa a cui io non ero abituato. Che cosa è successo in questo decennio? Se lo domando a ciascuno di voi, pochissimi anni in memoria delle meteore che sono passate. Magari se le ricorderanno in maniera molto superficiale. Il pregio degli autori è aver messo insieme gli avvenimenti di questi ultimi 10 anni. E secondo il mio punto di vista, siccome ognuno di noi ha un portato culturale, politico, civile che si porta dietro negli anni, io non vorrei essere passatista, cioè avere la testa rivoltata indietro, come usava di essere passatista, però il mio portato, il mio pensiero
questi 10 anni, in questi 10 anni è successo di tutto, nel vero senso della parola. E rimettere insieme gli avvenimenti di questi 10 anni è stata una cosa terribile. Cioè uno sforzo di memoria complessivo che va riconosciuto agli autori. Tant'è che la lettura di questo volume è come guardare un film. C'è la sceneggiatura in questo volume. C'è il soggetto, la sceneggiatura, i dialoghi, ci sono i dialoghi. Quello che dicevano e che hanno detto nell'arco di questi 10 anni. E allora, se questo è vero, se questo è vero, c'è un nodo centrale che va rilevato e che è quello della democrazia parlamentare. Allora noi con questo adesso facciamo tutto, va bene? Ci paghiamo le bollette, le multe, eccetera, eccetera. Votiamo anche. Io ho votato per la previdenza dei giornalisti, per la cassa mutua dei giornalisti, con questo. Cioè col computer. Quindi il visionario Casaleggio, che costruì la cosiddetta democrazia digitale, probabilmente abbia anche ragione. Secondo me no, per il mio portato politico-culturale. Io non sono né migliore né peggiore, sono diverso e rivendico questa diversità. Io penso che la democrazia si costruisca nella costruzione e nel dare cornice alla classe dirigente. Vi faccio un esempio. C'era un signore, per lungo tempo bracciante, raccoglitore di bergamotto nelle pianure di Polistena in Calabria, che si chiamava Girolamo Tripoli, nonno Traoli. Questo bracciante, attraverso la pratica politica e sindacale, arrivò a fare il sindacalista dei braccianti, si iscrisse al Partito Comunista, entrò nel direttivo dalla sezione passò al Comitato Federale, dal Comitato Federale fu eletto poi sindaco per più di 30 anni di Polistena, fu eletto deputato, consigliere provinciale, l'ultimo suo incarico fu senatore e nel Senato ricoprì la carica di questore, erano tre questori nazionali. I questori nel Senato sovrintendono all'ordine affinché tutto si svolga secondo le regole, perché come sapete nel Senato la forza pubblica non può entrare, carabinieri, finanza, a meno che non ci sia il permesso del Presidente. Quindi la carica di questore è una carica importantissima. Questo per dire che cosa? Che quel bracciante semi-analfabeta, attraverso la pratica politica e attraverso una scuola di partito, tutti i partiti che erano socialisti, comunisti, eccetera, no, costruì una figura politica di riferimento. Chi può dire altrettanto adesso? Me ne dite un nome che ha attraversato la politica attraverso questi gradini della scala? Io non ne conosco. E allora, se ci hanno spiegato nel tentativo di sovvertire questa Costituzione, che ha un equilibrio tra potere esecutivo, legislativo, giudiziario, ha un equilibrio perfetto, ci hanno spiegato che la governabilità era un nodo centrale, era un nodo centrale. E dunque hanno tentato di dare più volte forza alla governabilità
rispetto ai poteri del Parlamento. Il risultato qual è stato? Sono state delle leggi che io non ho dubbi per definire criminali, che è quello della rappresentanza, cioè la costruzione di leggi elettorali che attraverso la soglia escludono milioni di persone dall'essere rappresentate. Vale a dire che il mio voto ha un peso minore rispetto al suo, perché vengo escluso. E se questo è vero, quella legge scritta e misurata a seconda dei governi, significa esclusione. Il risultato qual è stato? Che metà degli italiani non va a votare. Perché? Perché non si sente rappresentato, è evidente. E allora, sulla scusa della governabilità, un ulteriore risultato lo abbiamo avuto nelle ultime elezioni. Io personalmente, perlomeno, non so voi. Io la prima volta che ho votato, si votava a 21 anni, ancora non c'era la legge di 18 anni. Sulla mia scheda c'erano 7 simboli, li ricordo perfettamente, perché era la prima volta che votavo. Bene. Le ultime votazioni, io vado sempre a votare, ce n'erano 28 dei simboli. Dunque, il discorso sulla governabilità è un discorso falso, che non esiste. Se prima ho votato su 7 simboli, adesso ho votato su 28, significa che la governabilità è un'invenzione di ingegneria elettorale, no? Per suddividersi seggi. Seggi che proprio per abolire e restringere la rappresentanza hanno pensato bene di diminuire. Invece di aumentarli, per avere maggiore rappresentanza, li hanno dimezzati sia alla Camera che al Senato. Le ultime cose fatte, sto parlando di tutti i governi, nella sovversione della Costituzione, sono state l'abolizione delle province, che era l'ente di secondo livello più immediato rispetto all'istituzione centrale. Poi immaginate un amministratore di Castrignano del Capo, che dista da Lecce 70 km, no? Da Bari 200. L'amministratore di Castrignano aveva l'interlocuzione della provincia molto ma molto più veloce. Adesso c'era solamente. Non solo, ma hanno inventato che la provincia resta in piedi, ma si eleggono da soli. Non so se... Cioè Fabio Tarantino, ad esempio, è stato eletto da consiglieri comunali dei vari comuni della provincia. Non è stato eletto. Andava al seggio e votava. Collegio Martano, rappresentanti dei vari partiti, Massimo Rito, Fabio Tarantino, metteva la X e basta. Questo che cosa significa? Significa che la rappresentanza viene sempre meno. Ho ritrovato questo libretto. Me lo sono buttato dietro perché sembra, per non sembrare che dica cose poco opportune. Questo libretto è del 1961, io avevo poco meno di 10 anni perché ero anticipatario, facevo la quinta elementare. Fu distribuito in tutta Italia nelle scuole elementari per celebrare il centenario dell'Unità d'Italia.
salvo le retoriche della spigolatrice di Sapri, di si scoprono le tombe, eccetera, eccetera, nell'ultima parte c'è lo statuto albertino e la Costituzione della Repubblica. Me la sono riandata a sfogliare. Ci sono le note di un ragazzino di poco meno di 10 anni, al quale facevano studiare la Costituzione, se volete guardarlo, poco meno di 10 anni. E la cosa principale che ci insegnarono è quella di tener fede all'articolo 54 della Costituzione. Io ce l'ho fisso sul telefonino, l'articolo 54 della Costituzione, non solo perché presiedo il Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Giornalisti, ma perché penso che tutti noi, nessuno escluso, lo ripeto, lo debba tenere presente in ogni istante della sua vita, perché è vero che riguarda solo ed esclusivamente coloro che svolgono funzione pubblica, ma chi è di noi che non svolge funzione pubblica nella vita quotidiana? Anche perché l'articolo 54 della nostra legge dice, recita così: tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne le leggi. Tutti noi abbiamo il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne le leggi. Presa la Costituzione, che è la legge primaria. I cittadini cui sono affidati in funzione pubblica, quindi ciascuno di noi, chi è impiegato nella ASL, chi è all'INPS, chi nella scuola, chi fa l'infermiere, chi fa il giornalista, chi fa l'autore, hanno il dovere di adempierle. Come le devono adempiere queste leggi? Con disciplina e onore. Noi dobbiamo adempiere e rispettare la Costituzione, adempiere le leggi con disciplina e onore. Chiaro? Ciascuno di noi, non solamente Tarantino, questa terra, ciascuno di noi, prestando giuramento laddove le leggi lo prevedono. Io ho voluto prestare giuramento perché sta eletto. I ministri giurano fedeltà alla Repubblica quando leggono la frase di grammatica e mettono la firma davanti al Presidente. Ora mi scuso per questa, spero non lunga, introduzione, ma questo per dire come le istituzioni alfabetizzavano alla democrazia, alfabetizzavano da uno che aveva 10 anni alla democrazia, e man mano che cresceva, tra la famiglia, la scuola, gli amici, personalità più o meno giganti, acquisiva ulteriori termini di alfabetizzazione. E allora voglio dire subito a Tondello, che ha fatto questo lavoro improbo di rimettere insieme questo decennio dove è successo veramente un decennio vissuto pericolosamente, quale valore continua ad avere la cosiddetta rappresentanza? Qual è il valore che ha la rappresentanza? Esiste ancora questa rappresentanza? Io penso di no. Tu che la pensi? Grazie intanto. Grazie a tutti e a tutte di essere qui, grazie alla libraia farmacista per aver propiziato questa occasione. Ancora una volta grazie a Chiara e Diego che in questi giorni mi hanno scortato, guidato, costruito tutto, quindi l'esiguità dei tempi l'ho subita anch'io, nel senso che da altri è stato deciso, quindi doppiamente grazie a voi, ma anche a me per essere qua la domenica mattina, perché non è che ho avuto tutto questo spazio per e questo margine, no, scherzi a parte, è davvero una bellissima occasione.
grazie a Massimo per la ricchezza di stimoli e spunti e anche per come non ha avuto paura di consegnarci al dibattito partendo da qualche comprensibile amarezza riguardando al tempo che abbiamo alle spalle, perché questi 10 anni, che poi è vero, no? Diciamo, è un decennio quello che raccontiamo, per definizione, come tutte le epoche, iniziano sempre un po' prima. Noi iniziamo a raccontare il film di cui il Massimo ha letto soggetto e sceneggiatura, inizia sostanzialmente con la fine dell'ultimo governo Berlusconi e con la nascita del governo Monti, quindi con la fine del 2011, ma ci sono alcuni prequel che risalgono a pochi anni prima, al 2008 del trionfo di Berlusconi e del centrodestra, e poi al 2009-10, in cui sostanzialmente tra scandali privato-pubblici e spread impazzito si delineano alcune traiettorie profonde che portano poi all'epoca delle tecnocrazie che inizia ufficialmente con Monti. Un'epoca in cui non solo c'è la centralità di un salvatore totalmente esterno alla dinamica politica e parlamentare che viene chiamato, ma anche in cui per la prima volta quello che era stato comunque il principio ordinatore di quella che impropriamente chiamiamo Seconda Repubblica, che era Berlusconi, cioè era lui il principio ordinatore, no? C'era lui e poi c'erano gli altri. Il perimetro degli altri variava, è variato a seconda di tutte le elezioni, non è quasi mai stato lo stesso, anzi tecnicamente non è mai stato lo stesso, però la certezza era che c'era lui, sostanzialmente, e che mai si sarebbe potuto immaginare un governo in cui assieme a lui c'era qualcuno che non era stato con lui prima delle elezioni. Dal 2011 in poi, da Monti in poi, viene scardinato questo principio della cosiddetta alternanza e inizia una fase in cui vengono a maturità, ad evidenza, tutti gli elementi che in realtà covavano da un po', che questa alternanza era chiaramente generata in maniera sostanzialmente forzata, sia nella costruzione delle coalizioni, no? Del rapporto al loro interno. In questo senso le contraddizioni fondative del 94, no? Del centrodestra berlusconiano, non sono mai state risolte del tutto. Nel 94, che ormai sembra un'epoca lontana perché sono 30 anni fa, ma in fondo è stretta parente dell'oggi, se solo pensiamo che la coalizione che governa oggi ha pesi cambiati, ha nomi cambiati, è la stessa che è stata fondata da lui nel 94. Però nel 94 lui, il centrodestra berlusconiano, era costruito così: Forza Italia era alleata al nord con la Lega e contro AN, che andava da sola in tutti i collegi, e al sud, dove la Lega non c'era, era alleata in tutti i collegi con AN. Poi succedevano anche cose ancora più curiose, no? In cui diceva Bossi al comizio conclusivo di quella campagna elettorale aizzava la sua piazza a Varese dicendo: noi con i fascisti mai. I fascisti era Fini, non è che erano un'altra cosa, noi con i fascisti mai, salvo fare il governo subito dopo. Tutto sommato, in quel tempo molto germinale, no, della politica di oggi, c'erano comunque tutte le contraddizioni che poi nel complesso hanno continuato a riemergere, eppure questo, a guardarlo bene, è piuttosto interessante, no? Perché pensare che in 30 anni tutto sommato tutte le contraddizioni che avevano fondato quella storia sono comunque permaste, o se sono state sanate, sono state sanate da inversioni a U piuttosto significative. Per uscire dalle secche di un partito travolto anche lì dagli scandali e dalle delusioni, penso alla Lega, è passato dall'essere un partito nordista, apertamente nordista, a essere un partito nazionale. Quella è stata una svolta, è stata indubbiamente un'intuizione rispetto a quello che stava succedendo. Innegabilmente Salvini ha capito che lì c'era una cosa, poi come tutte le intuizioni hanno bisogno non solo
per arrivarci, no? A me piacerebbe molto, quando gioco a calcetto con gli amici, fare le cose che vedo fare a Messi. Con la testa l'intuizione magari ce l'ho, però mi mancano una serie di altre cose. Mi manca la bestia. Mi manca tutto il resto. Pure della bestia poi magari ne riparliamo. Adesso, al di là delle... perché pure lì c'è qualcosa di, è successo qualcosa di molto interessante. È chiaro, per avvenire alla tua domanda, che... e poi voglio assolutamente ascoltare anche Tarantini il suo sguardo da dentro le istituzioni e da dentro al fare politica, che poi sono due pezzi della stessa storia necessariamente. Che cosa resta di quella che è stata la rappresentanza e anche della storia dei partiti che tu hai giustamente ricordato elogiandola? È davvero difficile da capire cosa resta e anche cosa resterà. Perché è vero che c'è un tema di minor partecipazione delle persone, di astensionismo crescente, che è un tema che ha uno specifico italiano e come sempre però sta anche dentro a un fiume più grande che è il tema della crisi delle democrazie partecipative, che riguarda il tracciato principale del nostro libro, che è quello che tu non ti puoi fidare di qualcuno che... il giorno prima ti racconta una cosa e il giorno dopo ti promette: io non mi allerò mai, mai, mai con i 5 Stelle, mai, no? È proprio impensabile che noi facciamo un governo con i 5 Stelle e poi ce lo fa, ma anche dei 5 Stelle che dicono: no, noi se gli italiani non ci danno un mandato pieno per cambiare questo paese non ci alleremo mai con nessuno perché non possiamo allearci con chi... E poi in una legislatura intera governano con tutti. Alternativamente e poi infine tutti insieme, perché così con Draghi, capo della BCE, cioè proprio la chiusura più piena del cerchio. Ieri a Taranto ricordavamo quando all'ultimo comizio prima delle elezioni del 2018 Di Maio aveva rilanciato la sua idea, cioè: noi se andiamo al governo la prima cosa che facciamo è chiudiamo l'ILVA e apriamo il processo per fare una grande università del turismo al posto dell'ILVA. E infatti diciamo proprio chi era costui, lui è un'altra bella parabola. Però è anche un po' ingiusto, credo, infine, poi qui vado da fare. È un po' ingiusto, credo, prendersela tutta con e solo con le classi dirigenti, che sono ovviamente responsabili, cioè è del tutto evidente, no? Che, come dire, quando poi alcuni casi rendono anche facile l'attacco, no? E noi un po' indugiamo in questo gioco nel racconto, perché quando la materia prima comunque chiama l'operetta, la tentazione di scrivere l'operetta un po' ce l'hai anche se sei un giornalista serio. E oggettivamente qui i personaggi da operetta ce ne sono tanti. Però è anche vero che il corpo elettorale, cioè alla fine poi a cominciare da tutti noi, ha le sue responsabilità. Perché alcune cose non erano credibili già prima, cioè, è vero che poi sono state smentite effettivamente, apertamente da chi fa politica, ma a certe cose non potevi credere prima e non è sempre legittimo dire che però in fondo sono cose complicate, quindi sì, è vero che sono alcune sono cose complicate, ma il modello di sviluppo di una città come Taranto dopo l'ILVA è una cosa oggettivamente complicata, il pensare il futuro dell'Europa in una dialettica seria che la renda davvero un'istituzione più vicina, più democratica nella percezione dei fatti, è una cosa complicata. Però non è neanche legittimo essere così poco o giustificabile essere così poco avveduti dal credere che sia una cosa semplice e che quindi dal credere che chi ti promette una ricetta semplice prima poi con la stessa semplicità riuscirà ad attuarla. In questo senso, e da ultimo, c'è una colpa specifica, credo Massimo, credo che tu concorderai, e ce l'abbiamo noi come categoria, ce l'abbiamo noi che le cose le dovremmo raccontare, noi giornalisti, perché evidentemente a tutti i livelli, c'è sicuramente, esiste l'asservimento, esiste anche il esiste, ed ha un ruolo importante, ce l'ha avuto da tutte le parti, non solo da quelli più in cui è più manifesto, diciamo, il conflitto fra interessi o di interessi. Esiste il conformismo, esiste la pigrizia,
esiste anche una cosa che, per esempio, e ti ringrazio molto per essere partito da lì e concludo qui, non aveva Michele. Michele, a parte Michele Fusco, che per coincidenza è mancato esattamente 2 anni fa, queste sono un po' le cose strane della vita, è mancato esattamente 2 anni fa, è morto di Covid, tra l'altro ci sono poi le cose strane della vita. Michele era un paziente fragile, aveva avuto delle traversie di salute e quindi doveva essere vaccinato tra i primissimi, ma si ammalò di Covid pochi giorni prima, pochissimi giorni prima che iniziasse la campagna vaccinale. Quindi perse il treno comunque della salute, della salvezza per un quarto d'ora, dopo essere stato attentissimo per anni, e purtroppo incappò nel virus e così finì la sua vita. Michele non aveva una cosa, lui non tollerava, non concepiva che si dicesse: oh Michele, questa cosa non si può scrivere. Lui, io mi ricordo una volta, disse: dai, che questa cosa non si può scrivere, e lui scoppiò a ridere, cioè mi diceva: aspetta, io pensavo fossi un collega, dice, ma come sta roba non si può scrivere? Io poi dopo, c'era un punto, che siccome io ero il direttore, lui scriveva e poi, diciamo, arrivavano a me, no, il grosso dei guai dall'editore, da tutti, dicevo: no Michele, hai ragione, in linea di principio è giusto, questa cosa non si può scrivere, però magari dobbiamo trovare la formula giusta per scriverla. Però questo è un grande insegnamento: se tutti noi come categoria avessimo mantenuto ferma l'idea che fondamentalmente questa cosa, se è vera, se è giusta, si deve scrivere, probabilmente avremmo mantenuto un paese più cosciente. Non è tardi per cominciare a farlo, certo è complicato, anche perché la regola secondo la quale questa cosa non si può scrivere è diffusa ad ogni latitudine e riguarda così tante cose, credetemi, nella vita dei giornali, che fa un po' impressione ripensare anche a quando anche noi di un'altra generazione abbiamo iniziato e il principio di fondo era che più o meno tutto, salvo qualche zona franca, si potesse scrivere. Grazie ancora per essere qui, però sono molto curioso del racconto da dentro, diciamo così. Grazie. Allora, la politica è una cosa complessa, complicata, però è una cosa bella. Allora, si trovano sempre meno persone che non sono appassionate anche a parlare di politica. E posso assicurare che dal mio punto di vista, che guardo da un'ottica progressista, di sinistra, la politica, chi è stato veramente fermo in questi anni ed è stato lì a farsi consumare dalle cronache che questo libro racconta e che è molto facile leggere, proprio perché è scritto molto bene, quindi lo consiglio a tutti quanti, proprio per avere una fotografia di come in realtà il centro-sinistra, chiamiamolo così in maniera giornalistica, il centro-sinistra sia stato lì a fare da spettatore, a farsi consumare e continua a farlo, dal grande invece laboratorio politico che ha fatto il centrodestra in questi anni, soprattutto Berlusconi appunto, e una persona che poi è scomparsa, che era un grande laboratore politico, che era Pinuccio Tatarella, che sapeva fare politica e sapeva mettere in campo le politiche che servivano per vincere le elezioni e per portare, sdoganare del tutto, no, la destra che poi andava al governo, diventava classe dirigente. Meno bravo è stato Fini, che è quella famosa frase, no? Chi dice a me, tocca a me, cioè, no? Mi viene in mente sempre quello, lo dico sempre agli amici che mi conoscono, il che fai mi cacci. Che fai mi cacci, e se, si collega sì, strettamente sempre con quella famosa frase di, io la dico spesso, di Nanni Moretti, no? Quando a Roma, sinistra dei Girotondi, no? Che doveva far rinascere il centro-sinistra, dice: ma Gianfranco Fini l'avevo sopravvalutato politicamente perché l'avevo sopravvalutato umanamente. Fini in realtà non è stato, secondo me, il degno erede della destra italiana, perché poi si è perso in se stesso sostanzialmente. E quello che fa Micaccia è proprio la sintesi di come una storia discutibile, ma comunque una storia importante, il Partito Nazionale, che è l'Alleanza Nazionale, poi trasformato dal predellino di Berlusconi, diventa
semplicemente una componente elettorale. E non... Quindi quello che noi abbiamo vissuto in questi anni sostanzialmente è stata la parificazione innanzitutto delle idee, e quindi andare al macero tutti quanti dicendo basta governare, la governabilità è, no, come diceva Massimo, che ringrazio per la sua disponibilità anche in momenti, diciamo, non particolarmente tranquilli, però è qui con noi, quindi lo ringrazio, perché è un appassionato di politica, oltre ad essere un giornalista, è uno che ci crede ancora, diciamo, nelle, quantomeno nelle persone che possono portare avanti un'idea. E quindi questa parificazione, questa cosa in cui il PD, o Renzi soprattutto, si è accomodato, per dire, importante stare nella, no, nel Parlamento, no? Qui c'è l'immagine che si vede del nostro disco. Questo vuol dire che tutto quanto si racchiude tra la buvette e le sedie da, da occupare. Quindi sostanzialmente il PD, erede, no, del PDS, DS, del PC e della storia anche, no, una parte della DC, va a dissolversi dietro gli incarichi di potere. La, e vediamo anche il congresso di questi giorni. Io oggi, se dovessi andare a votare dei quattro candidati, l'unico che in passato non avrei mai votato, cioè Gianni Curano, oggi io, se dovessi, da iscritto in più di votare, voterei Gianni Curano, perché è l'unico che è rimasto, che mi dia anche di minoranza, della minoranza, della minoranza, l'unico che dice un'idea, diciamo, che ha un'idea, che ha una storia politica, è Curano. Quando avevo 18 anni lui era segretario, quando io avevo 14 lui era segretario della sinistra giovanile, quindi me la ricordo questa, questa persona. Non l'ho votata quando si è candidata altre volte, però oggi penso che sia l'ultimo, diciamo, l'ultima espressione della, della sinistra all'interno del PD. Quindi questa parificazione, questo voler stare comunque nella, nella mischia, non ha fatto altro che cancellare la politica. Oggi noi siamo ritornati col governo di destra, seppur con questa legge elettorale che vede una minoranza avere più seggi, e un'altra minoranza, che è quella della Lega, facciamo attenzione, perché la Lega nel gioco delle divisioni dei seggi, chi, qui ci sono persone più esperte di me, diciamo, di politica e di numeri con le leggi elettorali, la Lega ha avuto una rappresentanza oggi in Parlamento superiore ai voti che ha avuto, e detta una linea, la linea è quella dell'autonomia differenziata. Quindi è una Lega più cattiva, perché non ha dimenticato la sua carta d'identità, che è quella del divario nord-sud, ma l'ha travestita con una, un abito del Partito Nazionale per avere i voti che servono per accontentare le politiche del nord. E su questo Bonaccini ci sta andando a nozze, perché Bonaccini è per l'autonomia differenziata. Dice: io sono il governatore dell'Emilia Romagna, con la spesa storica ho già un tot di risorse, con l'autonomia differenziata noi andremo, diciamo, ad agganciarci alla Germania, mentre non più da Roma in giù, ma io dico da Firenze in giù, l'Italia sarà davvero a due velocità, e sarà molto, sarà la battaglia, io credo, che noi dovremo sposare, e quindi anche le persone che la interpretano, che vogliono mettersi in gioco, dovranno essere un po' anche la carta d'identità di una nuova partita politica che si deve giocare nei prossimi anni. Io lo vedo dai diretti locali, dove sono chiamato ovviamente ad esprimermi e a collaborare, a lavorare per il bene comune, ma allo stesso tempo mi rendo conto che questi 10 anni hanno, come dire, bruciato le identità, cosa che invece la destra, con la Meloni che è partita dal 3%, è riuscita proprio sul concetto di identità e di partito nazionale a risalire. Quello che non, viene, non, c'è, non, non va a capire il centro-sinistra invece, che insegue sulle politiche la destra, insegue sulle politiche, ricordiamo la famosa frase, no, di D'Alema, quando diceva la Lega è una costola della sinistra. Non è così. Noi su queste cose ci siamo persi, abbiamo perso l'identità politica e non riusciamo a ritrovarla. Gli stessi 5 Stelle oggi non sono i 5 Stelle di ieri, ma sono 5 Stelle a trazione Conte, fino a quando quella spinta di Conte può durare.
ma portano con sé quel bagaglio di voti che potrebbe essere utile per ricostruire un campo politico. Allora, su queste cose, su questi aspetti, con i quali mi interrogo, ripeto, con i miei compagni di viaggio, io ho una riflessione che secondo me deve essere quella dei prossimi 10 anni, che forse non saranno 10, perché con la tecnologia la politica da 20 anni è diventata un decennio, grazie anche alla tecnologia, Massimo, e forse non saranno i prossimi 10, ma saranno i prossimi 5 anni, che racconteremo col prossimo libro di Giacomo. Sì, è fatto apposta, non per essere modulare, diciamo. Tra l'altro, se vogliamo concludere, dovremmo porre questa domanda, perché siccome tu parli di quotidianamente ormai il giornalismo, la cosa che mi ha sempre inquietato, al di là dell'appropriazione indebita di sinistra, io ho un valore completamente diverso a sinistra, la parola sinistra rispetto a quello che attualmente si tratta, ma vorrei porti questa domanda. Ma perché le peggiori politiche sul lavoro, il lavoro è parte fondante della sinistra, sono state fatte dai cosiddetti governi di centro-sinistra, dalla legge Treu sino a Giovanni? Le peggiori, cioè si le sono più esplicitamente si di sono, destra. Si sono inventati miliardi di profili di lavoro, ma voi sapete che esiste il lavoro a chiamata? Il lavoro a chiamata, una cosa orribile, no? Poi si inventarono i voucher, poi la somministrazione del lavoro, cioè, c'è un linguaggio orribile, un linguaggio orribile fatto dal cosiddetto centro-sinistra, come quando inventarono, no, dalle unità sanitarie locali, che è un termine appropriato, alle aziende sanitarie, aziende ospedaliere. Ma voi immaginate l'ospedale che diventa azienda? Che cosa fa l'azienda? Ha un libro mastro con costi e ricavi. E voi pensate che la malattia e il dolore si possa misurare con costi e ricavi? Ma noi siamo fuori di testa. Nel linguaggio politico noi siamo fuori di testa. E le cose peggiori, se si avesse un minimo di capacità autocritica, sono state sinistra, per questo è un'appropriazione indebita. Ma quale mente bagata può pensare di chiamare una struttura ospedaliera azienda ospedaliera? È una mente bagata, no? Cioè ha un baco che è un demone. E questa è la migliore delle ipotesi. E come può una classe medica accettare tutto questo. Massimo, scusa, io ora devo andare in stazione, vi lascio continuare questo dibattito perché devo andare a Roma in stazione. Non vi sottrarremo tantissimo tempo. No, ma anche noi saremo per continuare, però volevo sapere la tua opinione innanzi a questa terminologia orribile. Intanto adesso arrivo. Allora, intanto chi c'è, chi si ferma ancora 10 minuti, se vuole fare interventi o domande, per me è preziosissimo e sarò felice di ascoltare e di dire la mia. Concludo però io su quello che dici tu. Guarda, in questi giorni ho ripensato tanto, anche perché discutere di un libro lo fa vivere in un altro modo, no? Soprattutto questo. E come dire, ti tornano le voci delle persone che l'hanno letto, che lo ascoltano. Io credo che a fondare un percorso ci sono delle frasi e delle mentalità. In questo caso ho ripensato molto in questi giorni a una frase di Tony Blair, che ho sentito citare tantissimo negli anni, come dire, in cui iniziavo a fare il giornalista, nei primi anni 2000, in cui la sinistra aveva
aveva lui a modello anche quella che poi ha detto che quelle di Renzi erano politiche neoliberali e le loro no. D'Alema, che si scinde a sinistra per criticare da sinistra il renzismo, in realtà è stato il padre, no, dell'ingresso per tante ragioni anche in un altro tempo, per cui, come dire, era più difficile avere coscienza delle traiettorie, ci sta, però bisogna ricordarsi anche questo. Vabbè, questa frase di Tony Blair diceva così, che non esistono soluzioni di destra o di sinistra, esistono soluzioni che funzionano e soluzioni che non funzionano. Io credo che in quest'idea, in questa mentalità che raccoglieva in sé il superamento naturale, no, di modelli di società diversi, tutti legittimi nel dibattito politico, ma viva Dio per definizione diversi, ci sia uno dei fondamenti del percorso che poi tu con tanta passione tratteggi, perché è chiaro che se ci sono cose che funzionano e cose che non funzionano, azienda è il nome giusto per tutto e poi dovremo farla funzionare bene. Se invece c'è un'idea che ha al centro la società e un'altra che ha al centro il mercato, evidentemente azienda non è il nome giusto per quello che succede negli ospedali e per come si organizza la sanità. Sul lavoro c'è un dibattito molto interessante, sotterraneo, che è emerso in qualche momento proprio all'interno del congresso del PD, che però purtroppo è riuscito a rappresentarsi principalmente come un congresso in cui si discute del voto online o del voto in presenza, mentre invece qualcuno ha provato a parlarne, a parlare all'interno di questioni importanti. La centralità del lavoro, ad esempio, è emersa nella discussione anche sul nome, no? Il Partito Democratico del Lavoro, il Partito del Lavoro Democratico, se ne è parlato, ma la cosa particolarmente interessante è qual è il polo dialettico contrapposto alla parola lavoro che si immagina, perché noi sapevamo che all'opposto del lavoro c'è il capitale, giusto? O la rendita, diciamo così, la rendita intesa in senso ampio. In questo dibattito c'è una parte, Cooperlo per dire, che dice l'avversario del lavoro è il capitale, con tutto quello che, diciamo, ne consegue dal punto di vista della visione di società e quindi naturalmente delle politiche che vai ad attuare. Ma c'è un altro pezzo di discussione interna, di correnti, anche se dicono che le correnti sono sciolte, ma esistono in natura le correnti, quindi puoi scioglierne quante le vuoi, ma meno male esiste il fatto che la si pensa diversa, che si hanno relazioni diverse, che si rappresentano mondi diversi. Dall'altra parte c'è l'idea che all'opposto del lavoro ci sia il sussidio, cioè ci sia il reddito di cittadinanza. Il nemico del lavoro è quella cosa per la quale la gente rifiuterebbe i lavori perché prende il reddito. Quindi in definitiva, al di là di quello che possiamo pensare sul reddito di cittadinanza, che poteva e doveva essere fatto meglio, doveva e poteva essere riformato, ma è un altro discorso, ma all'opposto del lavoro, quindi non c'è più il capitale, ma c'è il welfare, come idea. Chiaramente questa, chiaro che avremmo detto una volta, qua, prima che ci fosse la distinzione tra le cose che funzionano e quelle che non funzionano, questa è un'idea di destra del lavoro, no? Se al suo opposto c'è lo Stato sociale. Per concludere, e poi davvero se qualcuno ha voglia di intervenire, se no ci salutiamo anche informalmente, dopo, quando diciamo, questa non è la sinistra, è la riappropriazione, è tutto vero Massimo, ma c'è un ma. Se noi prendiamo la constituency elettorale naturale, ormai del sociale, del Partito Democratico, è ormai un partito che rappresenta, come capita a molti partiti ex progressisti o delle famiglie progressiste in Europa, ma in Italia in modo particolare, rappresenta per lo più ceti garantiti, urbani, e tendenzialmente dei centri urbani. Io sono di Milano, sono nato e cresciuto a Milano, è la mia città. Il mio sguardo sulla politica necessariamente, anche se ho vissuto tanto a Roma, ho fatto il giornalista politico e cronista in giro per l'Italia, ho fatto l'inviato all'estero, però la mia città e il mio sguardo sul mondo, come quello di tutti, parte dal filtro della tua storia e della città in cui sei nato e cresciuto e ti sei socializzato. Quando io ero ragazzino, io sono nato nel 78, quando ero ragazzino, dopo l'epoca, diciamo, la fine del socialismo, forme
non c'era ancora Berlusconi in campo. Milano è sempre stata una città di centrodestra. Ininterrottamente Albertini vince due volte, poi vince la Moratti. Comunque prima aveva vinto Formentini, non è che aveva vinto Che Guevara. A un certo punto, nel 2011, quando vince Pisapia, incrociando una serie di fattori, di fatto l'inizio della fine del berlusconismo, che in quella città aveva avuto la sua capitale e in quella città iniziava a scricchiolare e a mandare i primi segnali della fine, comunque della fine lunga, come capita ai grandi fenomeni storici e del consenso, però iniziava la fine. Quando vince Pisapia, la cosa più normale, la spiegazione più facile che danno tutti è: ok, la gente si è stufata di Berlusconi e ha cambiato radicalmente, tra l'altro affidandosi a un personaggio che al di là della sua storia di militanza per le libertà, per così, era un uomo rappresentante della borghesia milanese, assolutamente rappresentante della borghesia del centro emiliano, come era Eddie Giuliano. Ma in realtà quello che inizia a succedere in quel momento, nella mia lettura, nella mia analisi, è anche qualcos'altro. Che il ceto affluente della città che stava cambiando non era più costituito in maniera dominante dal vecchio commerciante milanese, dal vecchio commercialista, dal vecchio avvocato milanese che si riconosceva nel modello di emancipazione, di sviluppo, di ricchezza del berlusconismo. Era un nuovo ceto affluente. Però, che per lo più nelle nuove generazioni che si sono viste sviluppare e crescere poi, era un soggetto che comunque metteva le libertà al centro, che comunque metteva la possibilità di vivere in una città che funziona, che ti permette di avere successo se lavori tanto, di guadagnare bene, dentro a generazioni che non potevano più riconoscersi anche in un'antropologia che era quella, lasciatemela dire male, del bunga bunga, okay? Che non potevano più riconoscersi in una storia che davvero guardava al passato di un modello di sviluppo che era fatto da Mediaset, perché nel frattempo erano successe tante cose, ma la cui identificazione di classe, avremmo detto una volta, sempre prima, che era comunque quella di chi sta dalla parte di chi ha di più, di chi ha avuto di più, anche i nuovi milanesi, che molti sono di origine pugliese peraltro, no? Che arrivano, possono arrivare sostanzialmente alla città, magari comprare casa, magari avviare la loro carriera, grazie a una rendita familiare che gli consente sull'unghia di comprare case che ormai hanno prezzi insensati, ma se puoi lo fai, giustamente, e soprattutto lo facevi qualche anno fa quando i prezzi non erano ancora stratosferici. E chiaramente questo è un nuovo ceto che anche culturalmente, intellettualmente, nel rapporto con i diritti civili, con l'idea stessa di diritto civile, si sente da un'altra parte rispetto a quella che è stata la fondazione della destra berlusconiana. Ma che abbia valori sociali, una visione di società di sinistra, beh, questo è tutto un altro discorso, questo è tutto davvero tutto un altro paio di maniche, no? E io credo che in questa dimensione Milano è la capitale del PD oggi in Italia. Cioè, oggi il PD, se prende il 20 a livello nazionale, se lo prende, non lo prende, ma mettiamo che lo prenda, è perché a Milano prende il 33, e lo vedremo anche alle prossime elezioni regionali, quando lì vincerà Fontana e i milanesi, i miei amici che parlano con me di politica, rimarranno esterrefatti perché loro conoscono solo gente che vota Maiorino. E tu dici sì, ma non abbiamo ancora capito che quello che succede qua non è rappresentativo, e lo è sempre meno, vedete, di quello che succede non a Lecce ma a 50-30 km da Milano, perché poi c'è questa cosa, no? La perdita di senso della realtà è la perdita della profondità della distanza con quello che era il tuo contado, non con quello, anche dal punto di vista economico e sociale, perché anche questa mitologia per cui, per dire, in tutti i territori del nord c'è tutta sta ricchezza, ormai con le industrie che hanno chiuso, con le PMI che non funzionano più, c'è stato l'accumulo come c'è in tanti pezzi di provincia italiana, ma quale sia anche lì l'idea, e non è un caso, che nonostante tutto, io concordo con quello che diceva Fabio sulle
escamotage di continuare a essere nordisti differenzialisti raccontando una storia nazionale, è vero, però c'è un altro pezzo, c'è un altro pezzo. Non è un caso che la Lega di Salvini, per reinventarsi, la deve smettere col federalismo, sì perché la classe dirigente del federalismo è fallito, sì, per tante, sì perché la laurea in Albania del figlio di Bossi, sì per tutte queste cose, ma anche perché quando nasce quella Lega là, tu hai un territorio attorno pieno di aziende, di fabbriche, di gente che lavora, anche di generazioni ancora giovani, di gente che ha 40 anni e dice basta, io mi sono stufato di pagare le tasse per il Sud che non lavora, ma anche per i politici che rubano, che era l'altro pezzo della storia non marginale nella retorica iniziale della Lega, anzi. Oggi tu hai discorsi, appena vai in Padania, hai discorsi impregnati di nostalgia, come capita quando mediamente le persone che hai davanti hanno 75 anni, che è la realtà di fondo della provincia del Nord. Tu vai in giro e trovi mediamente i bar pieni di pensionati, incazzati neri col mondo e con la vita, per la ovvia ragione che a 75 anni hai meno vita di quando ne avevi 30, e quindi già quello ti fa girare, no? Ecco, io credo che, ecco, riflettere su tutto questo forse ci aiuterebbe anche a una composizione del discorso politico che non dimentica che poi di mezzo ci sono le cose degli umani. Eh sì, anche perché è cambiato proprio il famoso cielo medio produttivo, eh sì, e il cielo medio riflessivo, non è più quello di una volta, le modificazioni. Insomma, come ultima cosa vi voglio dire questo, che il volume dopo la democrazia, secondo me va letto, a parte che ha un ritmo incalzante, ma ci riporta questi 10 anni che noi spesso abbiamo dimenticato. Ci sono le dichiarazioni fatte 5 anni fa, 2 anni fa, 1 anno fa, con le quali noi ci possiamo confrontare, e quindi è un volume da tener conto, perché sino ad ora non è mai stato fatto. Questi 10 anni non sono stati presi in considerazione così approfonditamente, tanto da riportare dichiarazioni, situazioni, ed è una cosa interessantissima, io continuo a consigliarlo. Grazie, grazie di cuore. Grazie.